Dimmi un'altra cosa a proposito di deontologia. Tu sei pro o contro l'ordine dei giornalisti? Io penso che oggi come oggi l'ordine dei giornalisti non abbia senso, nel senso che, considera che loro sono nostri partner al Festival del Giornalismo, però io penso che così com'è non ha senso, cioè è una macchina di quelle proprio burocratiche, pesanti, inutili, eccetera. Non esiste in altri paesi e, ragazzi, stiamo parlando di social media. Internet, condivisioni, blogger, cioè veramente no, per me non ha più senso questo tesserino giornalistico, semmai l'ha avuto. Io a suo tempo non ero d'accordo, non sono d'accordo nemmeno con la differenza fra il test professionisti e di pubblicisti. Ci sarebbe da fare un bel dibattito pubblico senza avere paura di questo, senza arroccarsi, senza avere posizioni preconcette, ideologiche. Parliamone. Io ti faccio un esempio. Io ho il tesserino da giornalista. Ho lavorato questo inverno per Current facendo dei servizi diari della crisi fuori al Parlamento. Ci sono stati momenti, come sapete, molto duri, molto critici, quando ci sono state le manifestazioni dei ragazzi, degli studenti, eccetera, e c'erano i vari posti di blocco. Durante uno di questi miei servizi che stavamo girando, posti di blocco. Ora c'era la gente che voleva passare davanti a un posto di blocco, sostenendo di avere il permesso per entrare nella piazza, e la polizia li aveva bloccati. La cosa strana è, e c'è il video tra l'altro, è che a me a un certo punto la poliziotta, la commissaria che era, mi dice: tu puoi passare se hai il tesserino, fammi vedere il tesserino, perché i giornalisti praticamente possono passare però se hanno il tesserino. Io tirai fuori il tesserino, però le dissi: scusi, ma anche se io fossi una blogger avrei diritto di passare qui senza tesserino. Perché io ho il diritto di fare informazione, indipendentemente da questo tesserino o meno. E questa è una questione e ce la dobbiamo porre, la dobbiamo affrontare. Sai, sono passati un po' di giorni da quando si parlava appunto dell'abolizione di un po' di ordini, proposta che è stata duramente contrastata, tra l'altro anche dagli stessi giornalisti. Secondo te, per quale ragione, c'è stato Ma io credo questo? che era un po' pasticciata come era stata imposta dal governo, da questa maggioranza, però non, cioè, guarda, conosco tantissimi giornalisti che vogliono aprire un dibattito su questo e vogliono l'abolizione dell'ordine, dico Gad Lerner, Santoro, ce ne sono tanti da qualsiasi giornale o testata giornalistica. Quindi no, secondo me la resistenza verso questa cosa. Cioè, c'è, sicuramente c'è, ma c'è perché qualcuno pensa che invece è una cosa positiva, qualcun altro pensa che è una cosa negativa. Ecco perché io dico che c'è bisogno di parlarne e di aprire un dibattito pubblico. Purtroppo in Italia non siamo abituati a questo, cioè non c'è un tema, si pone il tema e c'è un dibattito aperto, pubblico, civile. No, ci sono le squadre, ci sono le bande e ce le si dà di santa ragione. E finisce così fondamentalmente, finisce come. Questo non fa capire niente neanche a chi ci sta in mezzo, che sono poi sostanzialmente i cittadini, cioè la famiglia, la gente comune che vorrebbe anche capire di che cosa stiamo parlando. Guarda, a proposito di giornalismo partecipativo, saprai sicuramente quello che è successo in Val di Susa. Con i manifestanti no TAV, loro praticamente quando quella mattina c'è stato lo sgombero della Maddalena, sono stati loro fondamentalmente a pubblicare video, foto e ad aggiornare in tempo reale su quello che stava accadendo. Se non ci fossero stati questi strumenti, probabilmente non avremmo saputo esattamente come sono andate le cose. Ma in tantissimi casi è successo questo. Pensa anche, ti ripeto, Ushahidi è stata una piattaforma nata proprio per informare lì dove l'informazione proprio non c'era più. E il mondo ha potuto sapere quello che stava succedendo grazie a quello. Ma sicuramente questa cosa ha cambiato tutto. Per forza, ovviamente, questo tipo di informazione può va sempre verificata, ma questo è un problema dei social media, no? La questione, per esempio, prima twitta e poi verifichi se la notizia è vera o no. Purtroppo questo è, cioè comunque la notizia va, perché la velocità è quella, dobbiamo essere noi che in quella informazione la in qualche modo riceviamo a essere cauti, a saper come distinguere tra una bufala e una notizia vera e ad approfondire in modo da non cadere in alcune trappole di disinformazione. Ma che questo tipo di strumenti
sta aiutando la democrazia, io non ho dubbi. E questo è ottimo secondo me. Tra l'altro, è una notizia recentissima quella di Oslo, dell'esplosione di una bomba ad Oslo. Non è ancora ben chiaro esattamente quante siano e quali fossero gli obiettivi, però appunto, come anche Luca Conti diceva nella precedente intervista, non è possibile avere giornalisti in ogni angolo del mondo, giornalisti che sono giornalisti di mestiere, che lo fanno di Esatto. mestiere. Quindi, chiaramente nel momento in cui uno si ritrova in una situazione ad essere testimone di un evento piuttosto che di qualche cosa che succede, è molto più capillare, Ma è no? fantastica questa cosa. Io la trovo Esattamente. strepitosa, la trovo esaltante, è meraviglioso. Un giornalista dovrebbe essere solo contento di questo. Perché poi il suo dovere in quel caso, ed è qui il ruolo di quella di vista della sua professione in questi contesti, è prendere quel materiale e farne un racconto, creare una narrazione, oltretutto prima però verificando la fonte e quel tipo di la veridicità di quell'informazione, dargli un senso, dargli un contesto. E questo io lo trovo favoloso. Poi, se i giornalisti questa cosa dispiace, mi dispiace per loro. No, assolutamente, peraltro quello che volevo chiederti era appunto questo, in quale modo i giornalisti possono realmente utilizzare a proprio favore questo fenomeno come Ma fonte di informazione? infatti è proprio quello che ti dicevo, cioè queste sono tutte fonti per i giornalisti, sono fonti strepitose, che quelle tipiche dell'agenzia giornalistica, ma sono fonti che arrivano dai cittadini, dai testimoni diretti di quello che sta succedendo. Io penso che in questo modo, cioè, il giornalismo non può che uscirne arricchito. Senti, secondo te questa direzione in cui si sta andando in Italia, comunque utilizzando i social media, i social network, secondo te calca più o meno le orme di quello che stanno facendo in altri paesi e negli Stati Uniti, oppure stiamo andando comunque a No, velocità diverse? secondo me noi siamo in ritardo, come sempre, rispetto ad altre realtà. Ma se tu, ah, scusate, ma se tu pensi che l'Africa ti tira fuori forma Ushahidi, noi stiamo ancora qui a vedere la televisione e a fare il discorso se il citizen journalism è una cosa buona o meno. Cioè, io voglio dire, Riotta pensa che il citizen, lui dice: io non accetto il citizen journalism perché io non mi farei mai curare i denti da un panettiere. Beh, questa cosa non regge, perché l'informazione che passa attraverso i social media non vuole sostituire i media tradizionali. Io non capisco neanche questo tipo di resistenza e di paura nei confronti di quello che sta succedendo. E beh, questo in qualche modo insieme poi a tutto il discorso nostro sulla banda larga, su un paese comunque arretrato, no? Anche dal punto di vista dell'innovazione e delle tecnologie. Però anche questa è una resistenza culturale, cioè lasciatevi andare, rilassatevi, vedete che invece secondo me esce fuori una bella storia. Guarda, a proposito, nella nostra, a proposito proprio di quello che dicevi adesso, nella nostra prima intervista a Paul Marsden, che è uno psicologo sociale americano, diceva che non vorresti mai che un neurochirurgo amatore ti facesse un'operazione al cervello. Per quale motivo vorresti che una persona che non sa di cosa sta parlando ti faccia un'analisi di quello che sta succedendo in Medio Oriente, no? Mi la poneva in questo modo. Ah, io la vedo in modo invece un po' più semplice. Se io faccio un'analisi del Medio Oriente, tu la leggi e decidi se quell'analisi ti interessa, non ti interessa, la trovi per te inutile o invece la trovi per te interessante. Punto. Cioè, non capisco questa cosa per cui solo lui deve parlare della crisi in Medio Oriente. Chiarissimo. Anche perché rete, diciamocelo, cioè la credibilità. Quindi se io la credibilità, l'autorevolezza anche, no? Cioè, io ho un seguito, ho come dire, una comunità, rientro in una comunità anche grazie alla credibilità. Quindi se io scrivo cose che sostanzialmente non hanno senso, la rete non la crei, la comunità non c'è e la cosa si ferma.